Ciao ragazzi, quest'oggi siamo qui con questo Brunetti Master Combo MC2, amplificatore 60 watt valvolare con tre canali, un clean, un crunch, un lead, tre regolazioni per quanto riguarda l'equalizzazione sia per il canale clean separata dal canale drive e riverbero regolabile su entrambi i canali. Che cosa di interessante? Beh, innanzitutto stiamo parlando di un'eccellenza tutta italiana, alla stessa stregua di quello che possono essere altri prodotti, altri amplificatori o testate della Masotti piuttosto che mi viene in mente Cicognani. E non occorre andare all'estero per trovare dei prodotti di eccellenza. Andiamo subito a sentire un po' come suona. Teniamo conto che ho rigenerato sotto Pasqua, ho fatto resuscitare praticamente il riverbero che era letteralmente morto. E niente, andiamo a sentirlo subito. Piccola premessa di consiglio di ascoltare il video con delle cuffie e per registrare sto utilizzando gli auricolari della Sennheiser, gli Ambeo Smart Headset, che sono degli auricolari binaurali, hanno praticamente all'estremità due microfoni a condensatore che ci permettono di registrare esattamente quello che percepiamo dalle nostre orecchie. Quindi nel video probabilmente sentirete, nel momento in cui io direziono la testa verso destra o verso sinistra, sentirete che cambia la percezione del suono dell'amplificatore, magari da centrale più verso l'orecchio destro. Andiamo avanti con il video. Allora, partiamo con il clean. Inseriamo il riverbero. Veramente molto molto definito sui puliti, addirittura anche uno switch del bright che enfatizza ulteriormente i toni, ma diventa addirittura troppo troppo definito. Onestamente mi piace di più con lo switch disattivato e i controlli di tono sono molto reattivi, nel senso che se noi portiamo a zero tutto, tagliamo completamente il segnale, quindi grande capacità anche di equalizzarne il suono. Sentire il canale crunch, teniamo conto che il drive è circa a metà. Poi abbiamo il canale lead. Abbiamo un'ulteriore funzione definita Edge che va ad enfatizzare ancora un po', dare un po' più di presenza sulle medio alte. Questo funziona su entrambi i canali, sia sul clean che sul distorto. Disattivato, attivato, lo sentiamo forse meglio sul clean, così è disattivato.
così è attivato. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!